collegano istruzione, formazione e lavoro, i 6 nuovi bandi a sostegno dell'occupazione, presentati dall'assessore Loretta Bravi. La dotazione finanziaria è di 21 milioni di risorse regionali, statali e comunitarie. E questi bandi sono frutto di un lavoro molto coeso, durato da mesi con i diversi team dell'assessorato, segnati soprattutto da una priorità, quella del buonsenso e del reale fabbisogno del territorio. Non vogliamo uscire con bandi che diano delle risorse a pioggia, ma vogliamo calarli su dei target ben precisi in un grande accordo e soprattutto un dialogo aperto con le parti sociali e con i territori. Si rivolgono a diverse fasce di età della vita, giovani, giovanissimi, fino agli over 60. Un segno nelle diverse età della vita. Stiamo parlando di formazione, istruzione e lavoro che vanno sempre più unite, vissute in maniera coesa per non creare uno iato tra la formazione da una parte e il lavoro dall'altra. Sono bandi che vanno dai 14 anni agli over 50. Arriviamo con un bando fino a 64 anni. Sulla linea del buonsenso e del reale fabbisogno del territorio, i bandi sono calati su obiettivi ben precisi. Tre sono i primi della nuova programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo. Gli altri sono frutto di accordi ministeriali ed iniziative regionali. Bandi che riguardano gli over 30, la creazione di impresa, la ricollocazione del personale nel settore del legno mobile, più tre bandi diciamo più curvati sull'istruzione e sulla formazione, che sono quelli degli FP, il sistema duale, una sperimentazione sulla quale ci cimentiamo in accordo con un protocollo d'intesa fatto con il Ministero, e soprattutto anche Eureka, dove sono previsti dottorati industriali per cercare di formare questi giovani alla gestione delle imprese del nostro territorio. A settembre i nuovi bandi riguarderanno la conciliazione famiglia-lavoro, le filiere tessile, abbigliamento, moda, calzaturiero, la meccanica e l'informatica, l'agroalimentare e la formazione dei lavori del settore legno mobile. Altri sono bandi specifici per formare figure professionali nel settore teatro e sport. A proposito di conciliazione, saranno previsti inizialmente voucher per gli asili nido e poi saranno rivolti alla disabilità e al sostegno degli anziani, temi che richiedono una forte integrazione tra sanità e servizi sociali.